Allora, salutiamo il nostro sindaco, il sindaco della città di Latina, Damiano Coletta, e a cui vorremmo porre appunto un paio di domande. Intanto, l'anno scorso diverse città italiane hanno partecipato alla tavolata italiana senza morte. Quest'anno purtroppo vi hanno aderito soltanto due città e tra queste c'è la città di Latina. Perché il nostro comune ha ritenuto sposare nuovamente questa iniziativa? Chiaro che rispetto allo scorso anno, purtroppo la vicenda del comune ha condizionato le scelte di fare un evento del genere. Noi abbiamo scelto di farlo con la consapevolezza di garantire tutte le attenzioni, le norme, le prescrizioni che in questo momento sono vigenti per la sicurezza sanitaria. Riteniamo che proprio in un momento come questo, in cui l'emergenza Covid ci ha fatto anche vedere quanto sia importante il valore della solidarietà e quanto sia importante non lasciare indietro le persone più fragili, come ha detto proprio Papa Francesco qualche giorno fa, gli squilibri del pianeta, qualsiasi essi siano, poi colpiscono sempre per primi e soprattutto le popolazioni più fragili, quindi è questa attenzione che dobbiamo mantenere e quindi l'evento di oggi rappresenta anche un segnale, una risposta, e siamo convinti che grazie all'apporto di tutte le associazioni, la rete delle associazioni, grazie all'apporto del MASCI e all'apporto appunto di tutti i volontari si garantirà la sicurezza, ma nello stesso tempo si dà un segnale di sensibilità. Grazie. E adesso una domanda importante, perché mi sento onorata proprio come cittadina di questo comune. Dalle molteplici attività di promozione sociale fino all'istituzione dell'assessorato alla pace, Latina si candida ad esempio della città dei diritti. Ma ecco, sono molto orgoglioso di poter condividere con la comunità questa scelta che abbiamo fatto. Non a caso, ho detto anche il discorso durante la giornata internazionale della pace, l'assessorato alla pace, anche in questo momento, proprio in questo contesto, momento storico, un valore importantissimo, perché purtroppo stiamo vivendo un momento della politica, della storia, in cui si cerca a tutti i costi un nemico e si usano purtroppo parole ostili contro l'odio, contro chi vuole costruire muri. Bisogna rispondere attraverso i ponti e attraverso questi segnali, e ognuno è costruttore di pace nel suo ruolo di cittadino, di cittadina, oppure nel suo ruolo per chi ha ruoli istituzionali. E quindi la scelta dell'assessorato alla pace rientra anche nella definizione che abbiamo dato al nostro mandato, definizione che senza alcuna esitazione scegliemmo di essere la città dei diritti. Ecco, stiamo lavorando per questo e giorno dopo giorno aggiungiamo un piccolo passaggio. Perfetto, grazie mille, sindaco, grazie.